Ciao ragazzi e benvenuti al parchetto del Tagliagole. Oggi ragazzi, attenzione che si va a provare il piccoletto della famiglia. Dopo aver provato A1X e S1X, oggi proviamo l'F1X. Via! Ragazzi, coltello che nel buttoning funziona di brutto, entra e apre. Ragazzi, l'Half Convex lo fa entrare, il suo spessore fa aprire, va dentro come un proiettile. Prima siamo entrati in un pezzo veramente duro, il filo non ha un segno ragazzi, per adesso davvero tanta roba, fatemelo guardare bene. No, non ha un segno ragazzi, pensavo a un certo punto che andasse a piegare leggermente perché era veramente duro nel frassino. Adesso trovare il pezzo non lo troverò mai. Comunque ragazzi, coltello che funziona bene dai, rispetto al fratello ovviamente che è un full convex, l'half convex, entra e spacca meglio ragazzi, apre di più anche grazie al suo spessore. Serie X, che per adesso io ho provato sia la 1 che l'S1, anche l'F1 ragazzi, secondo me è un coltello veramente esagerato. Ragazzi, tagliente a zero per fare sti lavoretti è una bomba. Vi ho fatto i picchettini come al solito, eccoli qua che ve li vedete, picchettini per la vostra bella tendina. Tagliente a zero viaggia da paura. Tra l'altro vi dico, il tagliente a zero non è originale, anzi non è neanche a zero perché si è preso una bacchettata. Perché il coltello, ragazzi, io lo sto già usando da un po', non è, vi sto facendo il video adesso, ma il coltello l'ho già usato, ce l'ho da un paio d'anni, quindi già usato, si è preso una bacchettata e qualche stroppata. Taglia sicuro, con la bacchettata vi ricordo che arriva a tagliare un filino meno rispetto all'originale,
Però ragazzi, io lo ritengo sempre a zero, sporco ma a zero. Mamma mia, ragazzi, c'ha una penetrazione nel legno che fa paura. Fa paura. E il fratello full flat, scusatemi, full flat, ragazzi, mi mangio le bacche velenose, poi dico le stupidate. Il fratello full convex, rispetto a questo half convex, ha ancora una penetrazione maggiore. Ma già questo, ragazzi, compromesso tra spacco, resistenza e penetrazione sul taglio veramente altissima. Ragazzi, fa paura, in penetrazione fa paura. Mi chiedete sempre, un coltello per fare un po' di tutto, con ottime dote di taglio, però devo spaccare, devo fare. Se sapete fare manutenzione a un filo, a un tagliente, convex a zero, ragazzi, le baccate le potete usare per un po', poi dovete per forza riaffilarlo, ok? Quindi guardatevi il video, non posso affilare per sempre con le bacchette. Così vi spiego bene in quel video. Se sapete fare manutenzione a un tagliente convex, ragazzi, convex a zero come questo, ciao proprio. Avete una penetrazione nel legno che è stellare. Stellare, c'è poco da fare. Legno duro, cioè, ci andate dentro, pff, ragazzi, da paura. Mi piace un casino. Ogni volta che provo i Foltniven, ragazzi, resto sempre così e dico... Boh, questi sono coltelli per me, ovviamente, giudizio mio, coltelli perfetti, ragazzi. Che belli, funzionano da Dio, vanno da Dio, completamente inox. Questo lo piantate in un tronco la sera d'inverno, lo tirate fuori, è ancora uguale al mattino. Provate a piantarci un carbonioso e poi mi dite come lo tirate fuori al mattino, ragazzi, tipo stracciatella se vi va bene. Bello, 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 speriamo anche senza guanti, vediamo come va sul suo grip che è molto aggressivo, questo lo so. Però qui non andate a cioppare, cosa volete cioppare con questa lama? Diciamo che rispetto all'S1 e l'A1 dove invece il chopping lo fate, questo qua ha un bel grip in mano con i guanti spettacolare, senza guanti anche, adesso lo vado a provare. E vi ripeto, io il coltello l'ho già usato, secondo me ragazzi tanta roba, tanta tanta roba, questo è il fratello, quindi F1. Il fratello F1X, secondo me sono coltelli che dovete provare, cercate coltello di questa dimensione per andare nel bosco con un seghetto, ragazzi, questo è straconsigliato. Allora ragazzi, senza guanti, se tirate forte come sto facendo adesso, è un pochino aggressivo. Ovviamente lo sapete tutti, non ve lo dico, io ve l'ho detto negli altri due video anche, non ve lo sto dicendo adesso, è aggressivo, ragazzi. Il grip del coltello è molto aggressivo, quindi se tirate tanto anche all'inglese, ok, qua, non è tanto il fatto che questa puntina del codolo arriva perché non la sentite tanto, è proprio il fatto che vi sfrega questa gomma che è tipo carta vetrata, ragazzi, e Thermoran, non gomma, ok? Però ragazzi, si sente, eh? Si sente, si sente, si sente, almeno non mi ricordo, dovrebbe essere Thermoran, che alla fine per noi è gomma, ragazzi, ok? Alta prestazione, temperatura alta, fredda, ci potete fare anche l'amore, potete usarla come lubrificante per quando fate le cosacce, quello che volete. Insomma, ragazzi, usatela come copertoni per la macchina, però alla fine in mano la sensazione è gomma, ragazzi. È gomma. Quindi con questo disegno di zigrinatura, vista in mano perfettamente, non scivolerà mai, però ovviamente la sentite, la sentite. Nel lavoro con e senza guanti una bomba, se dovete fare forza mettete i guanti, se dovete fare 700 paletti mettete i guanti e il coltello va che è una bellezza.
ragazzi, se la viaggia, se la viaggia, tagliente spettacolare. Di cosa stiamo parlando? Dai, avete bisogno di un coltello veramente che possa spaccare, possa tagliare bene con ottime doti di taglio. Boom, l'avete trovato, qui potete anche pestare sul manico perché sporge dalle guancette, quindi potete picchiarci, se proprio lo volete fare. Però ragazzi, avete il codolino per picchiarlo dentro nelle gomme del rivale in amore? Secondo me nel bosco è suo, è proprio il suo. Ragazzi, allora parliamoci chiaro, i coltelli ci piacciono a tutti, ci piace averne mille, ci piace variare, ci piace provare, ci piace collezionarli anche, perché no ragazzi, c'è chi li colleziona e anche chi li colleziona ovviamente li colleziona, spero almeno pensando alle prestazioni del coltello che sta collezionando, anche se non lo userà mai, però ha un coltello che sa che ha determinate prestazioni. Ragazzi, sto coltello è da avere. È da avere, perché quando lo utilizzate, quando capite come lavora in mano, come penetra nel legno, la resistenza che ha anche agli abusi, se volete farli, ragazzi, ora va bene tutto, sì, ci piacciono i coltelli, ci piacciono tanto, però questo è un coltello che funziona, cioè vi pigliate questo, un seghetto, siete a posto, non vi serve prendervi altro. Beh, sta serie Full Niven, ragazzi, tutta la serie F1, S1 e A1 e tutta la sua, i suoi gemelli serie X fanno impazzire. Secondo me sono coltelli veramente esagerati, ragazzi. Mamma mia, esagerati. Poi il laminato cos, qualcuno ne parla bene, qualcuno ne parla male. A me, ragazzi, piace tantissimo come acciaio. Una bomba, ragazzi. Tirate fuori sti lavoretti qua, ste riduzioni in un secondo, tagliente spettacolare, tanta roba. Ragazzi, per voi lo provo anche senza guanti, anche se la risposta ovviamente è chiara. Fa male, vi grippa tanto la pelle, ragazzi, la mano è incollata, però ovviamente questo grip della manicatura fa male, riuscite a picchiare anche meno, perché vi fa male la vostra maniera. Ragazzi, tanta roba, guardiamo un attimino la punta, perfetta, ma non ci sono dubbi. Ragazzi, coltello spettacolo, secondo me, ragazzi, se volete provare un coltello che poi vi vada bene per tutto, questo pure inox, andate a cannone.
Ricciolini F1 X, andiamo benone, andiamo benone. Ve li faccio vedere, qui abbiamo fatto un po' di ricciolini, eccoli qua, eccoli qui, eccoli qui. Bisogna prendere un attimino, come al solito, di manualità su questi taglienti convex, perché ovviamente appena mettete un pochino in più di pressione la lama vi si impunta, però una volta che ci prendete la mano, ragazzi, poi andate giù veramente bene. Il coltello è comodissimo, il posto per il pollice per spingere va benissimo, manicatura non fa male, ragazzi, fate dei bei ricciolini, fate veramente dei bei lavori, fate dei bei lavoretti. Un coltello che secondo me differisce dal fratello proprio per i compiti che gli volete far fare. L'F1 normale, più da taglio, più per i compiti sul cibo, per i lavoretti, una penetrazione nettamente superiore. Qui abbiamo, oltre allo spessore diverso, anche la bisellatura half convex, mentre l'F1 è full convex, quindi avete comunque una bisellatura più aperta. È un coltello che potete stressare di più, potete batterci sopra un po' di più rispetto al fratello F1. Secondo me, ragazzi, comunque un coltello che, se non avete provato, è assolutamente da provare. Ragazzi, proviamo anche a accendere il fuocherello. Vi dico subito che sarà una bella sfida, perché è tutto bagnatissimo, ragazzi, tutto veramente bagnatissimo. Ha tirato giù un diluvio pazzesco. Vediamo come andiamo, ma sarà dura, se no al massimo ci mettiamo un'esca, perché la vedo dura, ragazzi, vediamo. Invece è partito, ragazzi, è partito, eccolo qui che è partito. Facciamo il fiammone, eccolo qua, fatemi regolare bene, eccoci qua, ragazzi. Bel coltello, dai, lo sapete, non serve che ve lo dico, ho provato tutta la serie, la 1, l'S1, F1, non delude. Andiamo alla grande nel bosco. Questo è un seghetto, ragazzi, e siete veramente a posto. Il suo spessore vi consente lavori più gravosi rispetto al fratello, che è un full convex. Ragazzi, in mano sta una bomba per tagliare, taglia da Dio. Coltello che, se volete una via di mezzo nella serie Forniven, ovviamente, tra taglio, come è proprio indirizzato l'F1, ragazzi, l'F1X, avete la via di mezzo tra taglio e spacco, prestazioni al top. Eccoci qui, ragazzi, appena tornati dal bosco. Volete vedere com'è andato? Ve lo faccio vedere subito, ragazzi. Cioè, ragazzi, paura proprio, paura proprio, ma paura, mamma, che tagliente, ragazzi, che tagliente spettacolare. A me il COS sinceramente mi fa impazzire. Adesso c'è la versione in Elmax, questo qua è un coltello che ha 2 anni più o meno. Ovviamente, provando tanti coltelli, ragazzi, non è che vi dico che l'ho usato per 2 anni di fila, però comunque ha già fatto le sue belle uscite, è stato ripreso una volta, mi sembra, con le bacchette, poi strop. Ragazzi, il tagliente è qualcosa di mostruoso, tenuta pazzesca, pigliatevi sto coltello se lo trovate ancora. Non mi ricordo se in COS lo fanno ancora, ragazzi, questa è la versione in COS, ripeto, avrà più o meno 2 anni. Adesso lo fanno in Elmax. L'Elmax non ho avuto un buon rapporto con lo scout, mi è tutto microchippato. Dopo la prima filatura è andato tutto a posto, non l'ha più fatto. Però secondo me farlo in Elmax e non farlo più in COS, a me in COS piaceva di brutto. Eccolo qui, ragazzi, eccolo qui, F1X di Forkniven in laminato COS. Ragazzi, il coltello ha più o meno un paio di anni, sinceramente non so dirvi, non ho capito se questa serie in COS, quindi l'F1X in COS, verrà riprodotta, quindi continueranno a produrla, anche se adesso lo stanno facendo in Elmax. A me il laminato COS, ragazzi, piace di brutto. Cos'è il laminato COS? Ve l'ho già fatto vedere in alcuni video. Vedete che, se guardate qua, vedete?
sembrano tre striscette d'acciaio, lo vedete, tre strati d'acciaio diversi. Perfetto, ve l'ho già fatto vedere in altri video, ma ve lo faccio vedere. Questo è il laminato COS, ok? La parte centrale è il COS, che poi va a fare il tagliente. Gli esterni sono 420J2. Vedete qua, in questo punto dove si interseca, questo punto che libera il tagliente in COS, è questa righina qua che vedete. Vedete questa righina? Ok, questa righina qua sulla lama, che fa tutta la lama, perché poi tutto questo pezzo che vedete è COS, ragazzi, ed è esattamente questo, ok? Questo pezzettino qua, la riga è esattamente questo punto dove si interseca. Vedete, abbiamo gli esterni più morbidi in 420J2 e il COS centrale più duro a fare da tagliente. Ve l'ho rispiegato ancora, ormai dovreste saperlo. Ragazzi, coltello che ovviamente, avendolo da 2 anni, l'ho utilizzato, è stato ravvivato il filo, non diciamo riaffilato, ravvivato il filo sulle bacchette almeno una volta e qualche stroppatina se l'è presa. Quindi il tagliente che avete visto nella recensione non è il tagliente di fabbrica, ma è un tagliente che comunque sicuramente, adesso non so dirvi le volte ragazzi, però l'ho ripreso perché il coltello io l'ho usato. Lo uso come uso anche il F1 normale, poi lo prendo, lo metto nel cassetto, li metto via e uso altro. Ogni volta che li tiro fuori, ragazzi, li prendo in mano, li uso e dico: ma perché mi sono comprato dell'altro? Perché ragazzi, questi qua secondo me sono dei coltelli esagerati, esagerati. Tra l'altro laminato COS a me piace di brutto, o non ha perso niente, lo avete visto, è veramente una figata. Allora, magari facciamo un video confronto proprio, adesso ve li faccio vedere così. Cosa cambia rispetto all'F1? Che il nostro F1 è full convex, quindi la parte del convex è parte dalla cima e scende, ok? Qui invece abbiamo un half convex, quindi qui avete il piatto lama e da qui in poi è convesso, ok? Adesso non so se riesco a farvelo percepire, però questa parte... Se con i mezzi più sofisticati che ho io è un po' dura, ragazzi. Questa parte è piatta e poi va giù al tagliente con la bisellatura convex. Invece il nostro F1 è full convex, quindi scende dalla cima al fondo convex. Tra l'altro cambiano gli spessori, ragazzi. L'acciaio è lo stesso, è sempre laminato COS come avevo fatto vedere prima. Gli spessori cambiano, sono 5 mm per la serie X e 4,2 per il Volkniven F1 normale, il classico, ragazzi. Le misure sono più o meno le stesse, ok? La lama è sempre da 10 cm, cambia un attimino il codolo finale. E ovviamente la manicatura cambia, ma lo vedete anche voi, ragazzi. Qui abbiamo le guancette, qui abbiamo un codolo passante che alla fine possiamo dichiarare un full tank con colata intorno al Thermoran. Però beh, faremo una comparativa dei due magari, o almeno una chiacchierata sui due diversi modelli. Quello che dovete capire è che l'F1, essendo più sottile e soprattutto full convex, ha una penetrazione nel legno sui compiti da taglio maggiore rispetto all'F1X. L'F1X, essendo più massiccio e con la bisellatura che parte da metà lama, quindi un half convex, ovviamente arriva giù più ciccio al tagliente, ragazzi, e arrivando giù con la bisellatura più ciccia spacca meglio. Quindi spessore e bisellatura portano l'F1X a essere un coltello che, se volete fare degli abusi oltre ai compiti di taglio, perché taglia da Dio, rinunciate un pelo, ragazzi, alla penetrazione che potete avere con l'F1 normale, ok, anche lui è in cosa. Eccoli lì che li vedete. E ragazzi, acquistate un puntino o anche due in robustezza. Diciamo che quello che lasciate nella penetrazione è ampiamente ripagato in robustezza del coltello. Quindi se volete avere un coltello che, oltre a tagliare, potete anche abusarne un po', batoning. Oggi abbiamo fatto batoni sul frassino, sulla quercia, sulla caccia. Ragazzi, non ha fatto una piega il tagliente, non ha perso niente. Non ha perso niente, ragazzi. Mamma mia che roba. Mamma mia che roba, vi ripeto ragazzi, il coltello è usato, è già usato, è un paio d'anni che ce l'ho, però non ha perso veramente una mazza, ragazzi. Vi do due misure del coltello. Il coltello nella sua interezza misura 22 cm, con questa lama da 10 cm, ragazzi, secondo me è uno spettacolo di lama. Spessore della costruzione full tank 5 mm, guancette in Thermoran, avvitate, ragazzi. Sto Thermoran, ripeto, al tatto è gomma, ragazzi, quindi questa cosa della gomma, quando andate a fare forza, alla fine sulla vostra manina la sentite. Con i guanti, se dovete lavorarci parecchio, è veramente, secondo me,
la scelta migliore, se dovete fare qualcosina, ragazzi, in mano anche senza guanti, va da Dio, perché a differenza dell'S1 e dell'A1, sempre X, non ci andate a cioppare, perché con 10 cm di lama che ci volete cioppare, quindi non avete questo sfregamento e non vi si fanno le vesciche. Se andate di punta, ragazzi, il fatto che vi frena la mano è una figata, perché non si muoverà mai, però ragazzi, vi gratta, sono piramidine lì, come le chiamiamo, sono molto aggressive, manicatura molto aggressiva. Su S1 e su F1 c'è gente che la fa cambiare, perché è proprio difficile poi andarci a lavorare, ma li avete un altro sfregamento perché li fate andare. Su questo, secondo me, va benissimo così. L'acciaio laminato COS, ve l'ho detto, adesso ripeto, non so se li fanno ancora in laminato COS. L'F1 normale, il laminato COS mi sa che è fuori produzione, invece questo qua, il nostro F1X, sinceramente non lo so, ragazzi, se lo realizzeranno ancora in laminato COS o solamente in Elmax. Il peso sono 420 grammi per questa versione massiccia, il fratellone massiccio, e invece 150 grammi per il classico, l'F1 classico, ragazzi, ok? Ragazzi, è tanta roba, secondo me, in mano si comporta veramente bene, sono quei coltelli veramente che mettete via, li mettete là, no? Li mettete nell'armadietto, restano lì, usate altro, fate altro, provate tutto, coltelli da 3.000, 4.000, 10.000 euro, no, a parte le cagate, ragazzi, coltelli da 400, 500 euro, 350, 370, poi andate lì, tirate fuori sti coltelli, li provate in mano e dite, ma che cosa mi serve di più nel bosco? Non mi serve niente, oggi questo mi ha fatto godere, ragazzi. Cioè, mi fa rimpiangere tutte le volte i soldi che ho speso per altri coltelli, perché con questo, ragazzi, in seghetto nel bosco siete a postissimo. Rispetto al fratello, ovviamente, potete batonare anche roba più grossa, poi anche più dura. Il foderino, ragazzi, il foderino è in plastichina, diciamo che è un po' meglio rispetto a quello del fratello magro, diciamo, il fratello magro è quello da 4,2 di spessore. Si inserisce con questa linguetta, si blocca, ragazzi, si blocca, bloccato, non esce più. So che dell'F1 hanno fatto anche il fodero nuovo, che mi sembra che ha la linguetta uguale. Io ho la versione vecchia e ovviamente, ragazzi, ho il fodero vecchio, quello semplice, quindi io l'ho sostituito con un fodero della Brisa in cuoio, ci sta perfettamente, ve lo faccio vedere. Eccolo qua, e avete il vostro bel coltello. Voi volete vedere se ci sta anche l'altro? E vediamo se ci sta anche l'altro. Andiamo a vedere, perfetto, è un po' meno, grippa un pochino meno, questo vi esce, ok? Invece l'F1 normale si incastra meglio, non esce, ok? Così avete anche la comparativa sul fodero della Brisa che ho utilizzato per il mio F1 classico. Eccolo qua, magari se centro il buco e non mi taglio le dita è molto meglio, lasciamolo lì. Foderino, dicevo, ragazzi, in plastica, realizzato bene, solita plastica, mo la chiameranno in qualcos'altro, però è plastica. Il coltello, se fosse libero, lo sentite anche voi, vi tirerebbe mate a furia di sbattere, però avete la levettina che chiudete in giù, il coltello non sbatte più, è perfettamente bloccato, non esce, lo potete portare anche tranquillamente in verticale. Poi sblocco la levettina, clicco verso il basso in questo modo e estraggo, vedete, perché la guardia si va a bloccare qua, quindi clicco verso il basso e lo estraggo, ok? Clicco verso il basso e lo estraggo, quando vado a mettere dentro la guardia, ok, non posso cliccare verso il basso, vedete, e quindi questa guardia non esce, lui non si sfila. Mollo tutto, clicco verso il basso, si abbassa la guardia, l'avete vista qua che si abbassa, e il coltello esce perfettamente. Fodero, ragazzi, non è neanche dei più brutti di Folniven. Folniven ha tirato fuori dei foderi, secondo me quelli vecchi di Folniven erano orribili, questi qua vanno abbastanza bene, diciamo, non sono niente di che, però fanno il loro, e soprattutto nei climi freddi non hanno il problema del cuoio, ragazzi, che si bagna con la neve, insomma, hanno molta meno manutenzione. Ragazzi, cosa vi posso dire per concludere? Se lo trovate, prendetelo, perché uno mi sa che sta andando fuori produzione, se non c'è già andato, adesso lo fanno in Elmax, quindi secondo me è da prendere. E seconda cosa, quando usate un coltello così, ragazzi, dai, oh, c'è da godere. Ah, tra l'altro, all'inglese mi dava fastidio, perché questo punto della gomma mi frizionava qua, quindi mi brucicchiava la pelle, con i guanti non lo sentivo, questa cosa ve la segnalo. Secondo me è bellissimo, ragazzi, sono bellissimi tutti e due, ma questa serie X, che tra l'altro vi permette di batonare anche sulla manicatura, perché le guancette sono più basse, quindi potete batonare anche lì, non gli fate nulla.
se è possibile evitatelo, però se dovete farlo potete farlo, le guancette sono più basse rispetto alla costruzione full tank, quindi andreste comunque a battere sull'acciaio. Codo l'esposto posteriore, il Firesteel l'ha fatto partire. Ragazzi, ascoltate lo zio Floriano, se lo trovate ancora pigliatevi sto coltello che è veramente veramente una bomba. Noi andiamo alle conclusioni finali. Folkniven F1X, ragazzi, il fratello massiccio dell'F1 classico. F1 classico full convex, qui abbiamo un half convex. Cosa vi cambia, ragazzi? A parte che cambia anche lo spessore, vi cambia che il nostro F1X rinuncia un pelo alle prestazioni di taglio, di penetrazione del tagliente dell'F1 classico, ma ne guadagna in robustezza e in spacco della legna. Se volete un coltello da abusare, oltre che per le dote di taglio, i compitini del bosco, il parkour, il cibo, gli intagli e tutto, questo, ragazzi, è la scelta che fa per voi. Quindi più robusto del fratello, un pelino meno penetrante nel legno. Quindi questa cosa è da chiarire per chi non ha ancora capito come funzionano le bisellature e gli spessori al filo. Ragazzi, per il resto un coltello veramente spettacolare, in mano una bomba, vi si incolla la mano. Qui non ci è andata a cioppare, quindi il fatto che grippi molto, secondo me, è un di più piuttosto che un difetto, visto che non dovete ciopparci. Ovviamente, se dovete lavorare tanto, mettete i guanti, soprattutto all'inglese facendo molta forza, senza guanti grippa bene sulla vostra pellina. Per il resto, ragazzi, a parte il foderino in plastica solito, ma questo qua almeno ha il lucchettino che ve lo blocca e non titilla nel fodero, ragazzi, è un coltello che se cercate uno strumento da abbinare a un segaccio, questo lo dovete avere, perché se avete questo non vi serve nient'altro. Ragazzi, dal Folkniven F1X, dal parcheggio del tagliagole è tutto, buona giornata e ciao!